Due passioni su tutte, musica e filosofia. Per Nicola Santulli, 17 anni, il 13 aprile ne compirà 18, salernitano, studente del liceo Alfano I, frequenta la Quinta A Musicale. Nicola sarà fra i 40 finalisti del campionato nazionale di filosofia che si svolgerà a fine mese. Ci è arrivato dopo una lunga ed estenuante selezione. Una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, una bella gara. È stata anche una sorpresa interessante e ora ho l'onore e l'onere soprattutto di rappresentare il nome della mia città. Mozart, classico, romantico, e poi Immanuel Kant, no? Le tue due passioni. Sì. Io nasco come clarinettista, ho iniziato a studiare musica da piccolo per poi affiancarmi, ecco, studio in conservatorio, ora al Domenico Cimarosa di Avellino. Composizione, perché l'interesse è nato nel andare a vedere quale fosse il procedimento che fosse antecedente a quello dell'esecutore, quindi andare a scoprire qual è il pensiero musicale che poi viene trascritto con la penna sullo spartito. E ho scoperto che la filosofia è ancora un passaggio precedente della scrittura ed è proprio l'analisi del ragionamento, e questo mi ha appassionato. Ecco, ricordo quando in terza una delle prime lezioni di filosofia il professore esordì con Socrate: io so di non sapere, ed è quello che un po' dovremmo fare noi tutti musicisti, sapere di non sapere, non avere mai una conoscenza completa, ma una conoscenza parziale, andare a scoprire sempre quali sono le novità, immaginarci questo sublime kantiano rendendoci un po' partecipi della bellezza straordinaria della natura che io ho il piacere di conoscere attraverso la musica. Attraverso la filosofia, ma che in ogni ambito, in ogni arte, c'è sicuramente. Partiamo, insomma, dall'oggi, ma per capire il tuo futuro, come lo vedi, insomma. Il mio futuro, da quando, ecco, ho affiancato alla strada dell'essere strumentista come prettamente clarinettista, a quella della direzione della composizione si è sicuramente posta l'idea della direzione d'orchestra. Infatti ho formato un mio gruppo che appunto è l'Ensemble Salernitano, con il quale abbiamo già fatto diversi concerti, e sicuramente il desiderio di portare avanti la strada musicale in questa direzione è forte. Ma ecco, il percorso di studi qui al liceo mi ha tenuto presente che c'è un'altra strada che un altro cuore pulsante che è presente, ed è quello sicuramente della materia umanistica, delle materie umanistiche, la passione per la filosofia, per la letteratura, che sicuramente non tralascerò in un futuro. Chissà quale potrà essere il connubio tra queste due arti in un'esperienza lavorativa. Il tuo presente invece sei un po' secchione, no? Te lo Il mio dicono. sei un po' secchione? No, forse secchione no, forse questa è l'unica cosa che non mi dicono. Perché non sono quello studente che si mette a casa a marcire sui libri, cerco uno studio un po' più attivo, un po' da spugna che assorbe tutto quello che riesce ad assorbire, ma poi riesce a fare, diciamo, una cernita tra quello che gli serve sapere e come riesce anche a trasmetterlo. Ai tuoi amici, no? Quando parli di critica della ragion pubblica, no? Infatti, diventa un po' Che difficile. ti guardano un Stamattina, po' infatti, strano. al mio rientro in classe. È stato uno scherzo su, ecco, troviamo la filosofia in questo, in questo e in quell'altro. Però, ecco, quando poi ho spiegato un po' quale fosse la ragione che mi ha spinto ad andare verso la filosofia, perché potrebbe essere apparente lontana dalla musica, apparentemente lontano, ecco, anche loro poi, diciamo, si sono fatti partecipi di questo successo ed è stato bello condividerlo Ma con gliel'hai loro. detto che è un po' è la ricerca della felicità, la Assolutamente, la filosofia, felicità no? del bello, il culto del E tu bello, l'hai che trovata? sì. Felicità o bello? È una situazione di felicità data dal culto del bello, questo sì. Ricercare un momento di felicità, sicuramente non una felicità assoluta e totale, però una felicità fatta di momenti, di attimi, sicuramente questi attraverso il culto del bello. In una fase in cui, insomma, i Di bello. giovani proprio non è Che se la passano con
con queste grandi bellezze, diciamo. Con tanta bellezza, piuttosto tanta, tanta bruttezza che sta coinvolgendo il mondo. E questo ci deve spingere un po' ad andare oltre, ad andare oltre e a ricavarsi gli spazi del bello, perché purtroppo non ci sono molte occasioni. Ecco, l'Olimpiade di Filosofia può esserne una, uno spartito musicale può essere un'altra, però bisogna trovare il proprio spazio e la propria dimensione per poter stare bene prima con se stessi e poi poter trasmettere agli altri quella che è la passione, la propria passione. La musica è Dio che insomma Mozart, entra diceva nel che il corpo. clarinetto risente la voce di Dio. La filosofia con Dio insomma Certo, ci va d'accordo e non e non tanto, dipende da, tanto. da tu invece. E io professo regolarmente la fede cattolica e porto anche la musica nella mia professione di fede, animo la liturgia e devo dire che riesco a trovare un connubio tra queste strade che apparentemente, ecco, potrebbero essere discorde, che però messe insieme, curate insieme, riescono a dare una rosa completa di bellezze, appunto. In bocca al lupo per il campionato. Grazie, speriamo Sarete bene. 40. 40, sì. 40 sarà difficile, perché forse è una delle prime volte Ma che compare una quelli del liceo classico musicale. magari Infatti, diranno storceranno un questo po' il naso quando leggeranno il liceo viene da un musicale. coreutico, da un Infatti. liceo, insomma, invece tu li E invece sorprenderai. cerchiamo di rendere al meglio.